è inutile introdurlo perché lo conoscete già, Riccardo Lami, il mio collega con cui abbiamo non solo curato questa mostra insieme, ma che soprattutto è uno dei membri della squadra Strozzina, che appunto grazie alla quale è stato possibile tutto questo percorso in questi 7 anni di crescita e di dare visibilità alla città di Firenze per un aspetto che forse non le era proprio da qualche tempo. Infatti io vi ringrazio per il comune, per tutto il lavoro che state facendo e che farete. E poi il professor Paul Ginsburg, che è qui con noi e che ha dato un contributo significativo al catalogo della mostra, ampliando la tematica anche per una dimensione appunto sociale, politica e storica, che è un aspetto fondamentale che questa mostra voleva anche toccare. Vogliamo oggi fare magari qualcosa di un po' più ristretto, di più rapido. Chi ci segue, chi fa con noi queste visite all'inizio delle mostre è solito sapere che dura un po' di più. Oggi vogliamo essere un po' più sintetici perché ci sono proprio gli artisti qui con noi e che vi presenterò man mano, così avrete modo anche proprio di parlare con loro stessi e sentire proprio dalla loro voce le letture che vogliono dare. Qui siamo nella prima sala, la sala di Thomas Schultz. Questo mi dà modo di introdurre la tematica anche a livello curatoriale di questa mostra. Qui c'è una sala che propone, diciamo, quell'aspetto che congiunge una rappresentazione pubblica di qualcosa che rimane molto privato e molto nascosto. Quella dimensione della famiglia di cui anche Paul Ginsburg ci parla nel suo catalogo, è quella dimensione che è una mediazione tra quello che viene detto all'esterno di un nucleo familiare e quello che rimarrà eternamente nascosto e intimo in queste dinamiche interpersonali e che a volte ci sembrano di lì che dal di fuori, ma non sempre lo sono. Difatti la sorpresa è stata anche nel processo di curare questa mostra e dover scegliere gli artisti, dover scegliere le opere con gli artisti, doverle sviluppare, e che sia modo di entrare in delle riflessioni che partono da una storia personale a volte con delle fratture, con degli elementi non lineari, a volte neanche facili da esprimere verbalmente. E questa dimensione che forse riconosciamo, in cui iniziamo a identificarci con un'opera in particolare, che però ci dà modo di nuovo di allontanarcene, per fare una riflessione invece di natura molto più generale. Che cos'è questa culla, questo nucleo essenziale da cui un individuo, in cui viene gettato un individuo dalla sorte, la famiglia che lo accoglie, di accoglienza, che poi invece distingue tutto il percorso della sua vita in modo così fondamentale. E apprendere i legami, e il ceto, l'estrazione culturale, sociale, sono tutte quelle dimensioni che anche nella letteratura in secoli è stato sempre il soggetto di qualcosa che riflette proprio l'essenza dell'essere umano in sé. Vorrei lasciare adesso anche a Riccardo la parola per poi iniziare il percorso da una sala all'altra, perché credo che poi ci darà modo proprio anche di entrare nel vivo di alcune delle tematiche e poi presentandovi man mano anche gli artisti che sono qui con noi oggi. Ringraziando anch'io tutti per essere qui presenti, volevo aggiungere, appunto, ripartire in qualche modo anche dal titolo della mostra, dal sottotitolo che abbiamo utilizzato, Vivere e rappresentare la famiglia, perché la mostra crea un percorso in cui ci troviamo di fronte a tante rappresentazioni diverse. E quando si parla di rappresentazione di famiglie o della rappresentazione della famiglia, inevitabilmente ci portiamo dietro un portato culturale che c'è proprio storicamente per tutte le storie delle immagini che riguardano la famiglia e del genere stesso che riguarda il fatto di famiglia. Allo stesso tempo però quello che ogni volta quando incrociamo un'immagine della famiglia ci contraddistingue è il pensarci dentro quell'immagine, il relazionarci a quell'immagine. Ogni volta che tocchiamo questo tema inevitabilmente si crea quel paradosso tra, che poi è tipico di un oggetto fotografico, tra un entrare dentro e un uscire fuori rispetto a quello che vediamo, un interfacciarsi con quello che vediamo e allo stesso tempo chiuderla in quel mondo separato. E vivere questi rapporti familiari non significa soltanto appunto rappresentarli, ma significa anche esperire quello che questi legami comportano.
Nel percorso della mostra credo possa emergere proprio questo, questa nostra l'inevitabilità della famiglia in qualche modo, l'inevitabilità di una serie di immagini, di legami, di detti e di non detti, di metafore che segnano la nostra vita e la nostra identità, ma allo stesso tempo che ci pongono sempre in gioco come individui singoli. La famiglia fa parte della nostra vita fin dalla nascita, chiaramente ci dà il nostro nome, ci definisce come individui e diciamo il rapporto con i nostri familiari nell'assenza di questi rapporti o nella presenza magari eccessiva di questi rapporti definisce il nostro modo poi di interfacciarsi con il mondo esterno e con le successive poi relazioni sociali. Quindi lavorare con gli artisti poi in questa direzione qua ha significato allora capire proprio allora come nel loro lavoro gli artisti ciò ha portato a riflettere su un tema così che è nel DNA di ciascuno di noi e che rappresenta spesso magari per alcuni artisti un punto di partenza nella loro ricerca artistica, un punto di partenza autobiografico magari, oppure diventa un punto di riferimento in una fase successiva del proprio lavoro, o come nel caso di Thomas Struttur, che siamo proprio dentro questa sala, rappresenta una costante all'interno del suo lavoro, parallelamente al proprio lavoro su altre serie, su altre circostanze. Vogliamo iniziare, diamo